Amici di Fuori Area, amanti del grande calcio, dilettante giovanile, buon pomeriggio da Aldo Paolini e Giorgio Zanirato. Si affrontano quest'oggi Spes Artiglio e nuova Tor Tre Teste. La Roma, il tiro, attenzione, subito, è la respinta provvidenziale dell'essemo difensore Romei. Subito pericolosa dunque la Spes Artiglio dopo appena 30 secondi di gioco. Il retropassaggio adesso, rischia qualcosa il numero 6, Barbaro, attenzione, Avena, il tiro e la rete, 1-0, anzi no, dava l'illusione del gol. C'è il numero 9, Piras, per Valeta, attenzione, il palo, il destro, diagonale destro del numero 7, Valenti. Attenzione però, ancora Valenti. Blocca la sfera, il tiro, incredibile! Con la Grossi, il passaggio, ottimo, a pescare Vena, attenzione a tu per tu col portiere, Vena, il tiro e la rete, 1-0, nuova Torti e Teste, a sorpresa il numero 11, Vena. Il pallone per Durante, carica il tiro, di poco al lato, lo riconquista il solito Vena, attenzione Vena, ancora lui, il tiro, 2-0, incredibile, ancora Vena, il numero 11, porta a 2 le marcature personali. Il passaggio è per Bizzocchi prova la conclusione, il tiro, incredibile, il tiro del numero 8 della Spes Artiglio. Alla battuta il capitano Consalvi, vedremo probabilmente con il destro il piccolo giocatore che ricorda un po' Pizzarro, se vogliamo, per, ecco, parte il calcio, la posizione del gol, è arrivato il gol del centrocampista nerazzurro. Battuto in questo momento, il colpo di testa, attenzione la girata, fuori di poco. Attenzione, buono il passaggio per Cupellaro avanti al portiere, si libera il tiro e la rete del 3-1, il numero 17, Cupellaro mette la serie ipoteca alla partita con 3-1, la nuova Tor Tre Teste si aggiudica così la finalissima del 26 giugno, le reti, lo ricordiamo, di Vena, doppietta nel primo tempo. E poi a mettere la parola fine, Cupellaro nella ripresa. Giorgio, bella partita quella dei ragazzi allenati da mister Caprioli. Bella partita dei ragazzi della Tor Tre Teste che risultato alla mano e partita giocata meritano questa finale. Adesso vedremo domani se contro la Roma 6 o contro il Fidene. Allora, siamo in compagnia del mister Massimiliano Caprioli. Allora mister, una bella vittoria e quanto carattere la sua squadra? Sì, ha detto bene, forse ha detto bene, perché Spes Artiglio è un gran bel gruppo, quindi sappiamo che contro la Spes è stata una grossissima partita, abbiamo dovuto fare il massimo per vincere la gara, però complimenti ancora ai miei ragazzi perché veramente abbraccerei tutti, non solamente per dire, ma veramente lo farei, però il mio carattere me lo impedisce. Ecco, abbiamo visto anche diversi elementi interessanti come questo Vena, lo stesso Cupellaro, insomma una squadra anche ben assortita e di giovani promettenti, lo possiamo dire? Sì, speriamo, continuiamo a lavorare, abbiamo un metodo di lavoro che punta più che altro alla tecnica, tanto è vero anche oggi abbiamo sofferto per la loro fisicità, per la loro aggressività, però a noi piace sempre, cioè non mai gettare la palla, infatti anche il terzo gol per chiuderla è studiato nella ripartenza con palla a terra, sempre e comunque, poi a volte si riesce, a volte meno per la paura degli avversari. Allora, siamo in compagnia di mister Cristian Argento, buonasera mister. Dunque, tanto cuore quest'oggi, però non è bastato contro una nuova Tor Tre Teste abbastanza forte, lo possiamo dire? Sì, lo possiamo dire, forte, diciamo al nostro livello, anzi forse diciamo tecnicamente avevamo qualcosa in più noi. Diciamo non abbiamo sfruttato le occasioni giuste al primo tempo, o magari il portiere loro è stato bravissimo in 4-5 occasioni a salvare proprio miracoli. E loro invece hanno sfruttato le occasioni, a differenza nostra. Poi il secondo tempo logicamente siamo partiti un po' all'arrembaggio e abbiamo trovato un gol, ma dopo logicamente un po' col centrocampo e la difesa un po' troppo alta abbiamo preso il terzo. Io dico il risultato è giusto perché una partita è finita così ed è giusto che sia così.